4 patenti ritirate, una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, oltre 1000 veicoli controllati, di cui 4 sequestrati amministrativamente per mancanza di assicurazione obbligatoria. Questo è il bilancio dei controlli eseguiti nel weekend da parte del reparto pronto intervento della Polizia Municipale. L'episodio più grave si è verificato nella serata di domenica in via Magnolfi, quando un 35enne ha perso il controllo della propria autovettura e urtato contro 4 veicoli in sosta. L'uomo è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 5 volte il limite di legge. Per lui è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria e l'immediato ritiro della patente ai fini della sospensione. Nella sera tra venerdì e sabato, invece, gli uomini di Piazza Macelli hanno eseguito controlli contro l'abuso di alcol alla guida, utilizzando precursori alcolemici ed etilometri, mentre per verificare l'assicurazione obbligatoria dei mezzi è stato utilizzato Targa System, che consente il controllo immediato e massivo dei veicoli che scorrono sulla strada. 50 conducenti fermati e controllati, di cui 3 denunciati per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, un automobilista ha cercato di fuggire all'alto degli agenti e si è violentemente opposto al controllo, causando anche lesioni ad uno degli agenti. L'uomo è stato portato al comando e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.